Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale l'unboxing e le prime impressioni di lui, il FIMI X8 SE 2022. Questo drone è arrivato quasi 4 anni fa nella sua prima versione, che, come sapete, chi è appassionato di droni o magari chi non lo sa perché si è appassionato dopo al mondo dei droni, la sua prima versione era stato chiacchieratissimo perché comunque è un drone sicuramente buono, perché aveva qualità sicuramente interessanti nella sua fascia di prezzo, però ha avuto anche un periodo veramente nero quando c'è stata una polemica incredibile sul fatto che cadesse senza un perché, però non era per tutti così, quindi nella sua prima versione c'è stato del bello e del brutto tempo, mentre dopo circa 2 anni è arrivata la versione FIMI X8 SE 2020, che ha migliorato sicuramente quello che erano i difetti della prima versione, portando appunto delle migliorie. Anche l'applicazione era stata sostituita rispetto alla prima versione del drone, che aveva un'applicazione diversa, e adesso siamo arrivati alla versione 2022. L'applicazione rimane la stessa, anche se quando andiamo a utilizzare il drone, come succede adesso con tutte le varie applicazioni, che sia DJI che sia Apsan, selezioniamo il drone che dobbiamo utilizzare. Quindi sono curiosissimo di aprirlo, perché comunque non l'ho ancora aperto, è ancora sigillato, perché come sapete mi piace fare l'unboxing direttamente con voi per trasmettervi a caldo le mie sensazioni e le mie prime impressioni. Allora, le prime considerazioni sicuramente da fare sono il fatto che lui nella sua terza versione rimane praticamente dal punto di vista estetico lo stesso identico drone. Questa scelta di FIMI può essere diciamo apprezzata o meno, perché comunque sicuramente questa soluzione fa sicuramente rimanere il prodotto FIMI ad un prezzo più competitivo, perché comunque buona parte del drone rimane nelle versioni precedenti, quindi non c'è nuova progettazione, non ci sono nuovi stampi per le parti, quindi questo sicuramente fa risparmiare denaro a FIMI, che poi di conseguenza lo fa risparmiare anche al consumatore sul suo prezzo finale del prodotto. Ovviamente per chi acquista un drone nuovo vorrebbe avere un drone completamente nuovo, anche se poi è solo una cosa magari estetica, però FIMI ha scelto questa politica che, da un certo punto di vista, essendo un drone comunque low cost, chiamiamolo così, condivido, perché fa rimanere appunto questo drone sicuramente a un prezzo competitivo. Vi lascio il link e coupon in descrizione, perché comunque ragazzi questo drone vi arriva direttamente dal magazzino europeo che è in Repubblica Ceca, quindi vi arriva nel giro di 4 giorni, ve lo trovate a casa, massimo 5 giorni, a me ci ha messo esattamente 3 giorni, tempo massimo è di 5 giorni, quindi in 5 giorni massimo ve lo trovate, e in più il prezzo d'acquisto è quello che andate a pagare, non avete sorprese di dogana, non avete sorprese di niente, il prezzo che pagate quando lo acquistate è quello che vi arriva a casa, e con il coupon sconto dovrebbe addirittura scendere sotto ai 400 euro, ed è un drone che dal punto di vista hardware, ragazzi, secondo me merita tanto. Adesso lo andiamo a aprire velocemente, poi vi spiego tutto quello che ha cambiato FIMI rispetto al modello 2020. Allora, vado a tagliare il sigillo, come vi ho detto non l'avevo ancora aperto, quindi ancora sigillato. La confezione è praticamente identica alle versioni precedenti, anche diciamo la composizione all'interno della scatola è la stessa, quindi troviamo libretto, manuale di istruzioni che accantoniamo subito, radiocomando che rimane identico dal punto di vista estetico alle versioni precedenti, ma cambia sicuramente in una parte importante che vi dico tra poco. Quindi il radiocomando è quello di concezione FIMI, come anche quello per il FIMI X8 mini ha la concezione di questo tipo, ovviamente un po' più piccolo, però questo sistema di allungamento per inserire qualsiasi device, che sia uno smartphone di qualsiasi dimensioni, ma anche un tablet, guardate di quanto si apre, quindi anche un tablet di grandissime dimensioni ci sta qua dentro. Qua abbiamo gli stick che si vanno ad avvitare, abbiamo la rotella per il gimbal, la rotella per regolare le funzioni della videocamera, poi abbiamo due tasti qua sotto che sono tasti che possiamo configurare a nostro piacimento, tasto d'accensione, abbiamo un piccolo joystick di navigazione, il tasto per fare il ritorno a casa. Quindi ragazzi, il radiocomando a me è sempre piaciuto, perché comunque è fatto bene, anche i materiali FIMI comunque non sono materiali economici e soprattutto sanno di cinese, che mi dà un gusto sempre molto piacevole, almeno per i miei gusti. Poi qua abbiamo
i tre cavetti, quindi tre cavetti per connettere lo smartphone al radiocomando, quindi abbiamo Lightning per iPhone, Type-C o micro USB. Poi continuiamo, qua abbiamo le eliche, poi abbiamo l'alimentatore che ci permette di caricare le batterie del drone e poi arriviamo a quello che è lui, il Fimi X8 SE 2022. Andiamo a togliere la scatola, adesso facciamo un'analisi veloce del drone e poi vi spiego tutto quello che cambia rispetto alla versione 2020, e le cose sono tantissime, soprattutto ce n'è un paio che sono curiosissimo di provare. Allora, il drone esteticamente, come abbiamo detto, è lo stesso della versione precedente, di quella ancora più precedente, quindi è praticamente lui. Qua abbiamo il gimbal con il copy gimbal tristissimo di Fimi, che è questa sorta di materiale espanso che comunque è veramente triste. Infatti ho già ordinato su Amazon e vi lascio il link in descrizione il copy gimbal fatto da un'azienda di terze parti che avevo anche per appunto le versioni precedenti di questo drone, che praticamente è un copri gimbal normale, come hanno tutti i droni di qualsiasi marca, che si aggancia, di plastica trasparente, costa intorno ai 10 euro, vi lascio il link di Amazon in descrizione. Va bene per qualsiasi Fimi X8 SE, perché questo, ragazzi, anche no, perché a parte che solo metterlo e toglierlo rischiamo di danneggiare il gimbal, perché è veramente complicato, e poi cavo di protezione, vabbè. Comunque Fimi, però, ok, risparmiare sull'estetica del drone, però almeno su quello potevi investire magari un paio di euro. Allora, il drone, come abbiamo detto, rimane uguale anche per quanto riguarda il comparto di volo. Infatti abbiamo un optical flow e un sensore ad ultrasuoni. Poi le batterie sono da 11,4 volt da 4500 mAh, che ci garantiscono, a detta di Fimi, 35 minuti di volo. Ovviamente non saranno 35, ma anche se sono 30, ragazzi, secondo me va bene comunque. È un'autonomia più che buona per un drone che rientra quasi nella categoria low cost, rispetto ovviamente a droni di queste dimensioni che costano molto di più, con caratteristiche simili a queste. Allora, adesso vi spiego tutto quello che cambia rispetto alla versione precedente, cioè la versione 2020. Allora, abbiamo detto, l'applicazione è la stessa, però ovviamente adesso si può selezionare Fimi X8 2022, quindi con le opzioni che abbiamo per questo drone, che ovviamente non saranno all'interno della schermata del 2020. Una delle cose che è cambiata e che sicuramente farà fare un passo in avanti a questo drone, l'apertura focale. Adesso abbiamo un'apertura focale di 1.6 rispetto alla versione precedente, che aveva un'apertura focale di 2.0. Questo dovrebbe garantirgli sicuramente delle riprese video con scarsa luce, quindi alla sera, quando c'è poca luce, delle immagini sicuramente migliori e più nitide. Poi l'altra cosa che è cambiata, che sicuramente lo rende un drone molto più appetibile per fare riprese video, è il sensore, che adesso è passato ad avere un sensore da mezzo pollice, mentre nella versione precedente era di 1 su 2.6, quindi c'è stato un aumento delle dimensioni del sensore, che sicuramente aiuterà questo drone a darci una qualità video migliore, almeno si spera, perché comunque la qualità video dei droni Fimi secondo me è sempre stata buona. Ovviamente non è un DJI Air 2S, ma ragazzi, è un prodotto che costa meno di 400 euro e vi garantisce comunque dei video secondo me spettacolari. Poi anche il range di regolazione ISO, che prima era da 100 a 3200, adesso è passato da 100 a 6400, quindi abbiamo più range di regolazione per quanto riguarda l'ISO. E poi arriviamo a una delle novità sicuramente interessanti per questa versione 2022, che è la trasmissione video. Fimi ha sempre avuto una trasmissione video di proprietà. Nella versione 2020 aveva un sistema di proprietà che si chiamava TDMA System, mentre adesso è passato ad una terza generazione appunto di trasmissione video, che si chiama Rock Link. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima, con la versione TDMA, avevamo un range in FCC di 8 km, mentre adesso abbiamo una trasmissione video con questo nuovo Rock Link che arriva fino a 10 km di range di ritorno video.
Ma la cosa interessante, oltre al range, che comunque vabbè 8 km, 10 km, siamo comunque fuori da quello che è la regolamentazione di volo, la cosa interessante di questo nuovo sistema è la latenza. Prima avevamo una latenza nella versione 2020 di 220 millisecondi di ritardo, mentre adesso siamo passati ad avere solo un ritardo di 130 millisecondi, quindi il ritorno video ci garantisce più sicurezza, perché quello che andiamo a vedere è quasi in tempo super reale, quindi abbiamo un ritardo veramente irrisorio, e questo sicuramente è un passo in avanti. Poi il discorso dei 10 km ci dovrebbe garantire, stando anche in un range molto più corto, una sicurezza nelle interferenze, perché comunque un drone che può andare a 10 km vuol dire che soffre poco le interferenze, quindi quando saremo molto più vicini a noi, come ci dice la regolamentazione di volo, avremo un ritorno video molto stabile che non soffre le interferenze dei wifi che ci sono comunque sparsi nell'aria dalle varie abitazioni. Poi, per quanto riguarda il peso, è rimasto identico, 765 grammi, quindi un drone che pesa più di 500 ma meno di 900. Poi un'altra evoluzione è nel limite dell'altezza, nel senso che la versione 2020 poteva volare fino a 500 metri d'altezza, dal punto di decollo ovviamente sto parlando, mentre lui può volare fino a 800 metri dal punto di decollo. Ovviamente sia nella versione precedente che in questa versione, in tutti e due i casi il limite è fuori da quello che le normative di volo, che come sapete l'altezza massima di volo è 120 metri, però sappiate che la versione precedente 500 metri, lui 800 metri, praticamente di più di un DJI Air 2S, che comunque è bloccato anche lui a 500 metri, mentre sappiamo che lui ci fa andare fino a 800 metri. E poi finalmente arriviamo a una delle caratteristiche che mi appassionano di più per questo drone, almeno per quanto dichiarato da Fimi: questo drone può volare sia quando piove che quando nevica. Ovviamente credo che non sia dichiarato un temporale allucinante, però quando piove in maniera normale, quindi non il temporale quando c'è il finimondo, perché in quel caso allora si utilizza il Power EGX con il suo guscio protettivo, che può volare anche quando c'è il temporale più assurdo, e chi mi segue sul canale l'ha visto volare in condizioni veramente incredibili, cioè cose che qualsiasi altro drone sarebbe precipitato dopo due minuti di volo. Però dichiarato da Fimi, lui può volare sia quando piove che quando nevica, quindi ci dà più possibilità di utilizzo, perché volare quando nevica è fighissimo. Col Power EGX l'ho fatto più volte e vengono riprese incredibili, è pazzesco volare quando nevica, e con lui, per quanto dichiara Fimi, è possibile farlo. Poi arriviamo a un altro punto di evoluzione rispetto alla versione 2020, che è la resistenza al vento. Ragazzi, adesso io non so se quello dichiarato da Fimi sia vero o abbiano un pochino esagerato, perché la versione 2020, ragazzi, veniva data per una resistenza al vento di livello 6. Lui viene dato per resistenza al vento di livello 8. Cosa vuol dire? Vuol dire che il livello 6 è la resistenza al vento del nuovo Mavic 3, per intenderci. Quindi la versione 2020 di lui ha la stessa resistenza al vento del Mavic 3, per intenderci. Quindi parliamo di un vento che varia dai 39 ai 49 km orari. Lui invece, per quello che ci dice Fimi, quindi che è di livello 8 come resistenza al vento, vuol dire che resiste ad un vento da 62 a 74 km orari, cioè incredibile, cioè non lo so, non so se mi capiterà mai di volare con un vento del genere, però mi sembra un vento folle per un drone, quando anche DJI non ci dà quel, diciamo, quel livello di resistenza dichiarato. Poi magari il Mavic 3 ci arriva e riesce a volare anche con quello, però DJI non lo dichiara, dichiara livello 6. Se poi pensiamo che per esempio un Mavic Air 2S è dichiarato di livello 5, ancora meno, perché di livello 5 vuol dire che ha un livello di resistenza di un vento che varia dai 29 ai 38 km orari. Non lo so, secondo me Fimi ha un pochino esagerato, gli conveniva scrivere che resisteva un vento di livello 6 come nella versione precedente, però così dichiara Fimi. Io vi riporto quello che dichiara Fimi, poi se mi capiterà di volare con un vento del genere vi riporterò le mie considerazioni, e soprattutto vi riporterò se il drone è ritornato o meno con quel tipo di vento, però non so se mai mi capiterà. Poi per quanto riguarda i satelliti, due altri tipi di connessione satellitari, quindi aggancia il GPS, il GLONASS e il Beidou, praticamente uguale alla versione 2020.
e 20, rimangono uguali. Diciamo il sistema Beidou è inserito anche nel Mavic 3, per intenderci. Poi l'ultima cosa che è cambiata rispetto alla versione 2020, che è una cosa che sicuramente può essere una lama a doppio taglio, è la frequenza di connessione. Mentre prima avevamo una frequenza di connessione che viaggiava sui 5,8 GHz, adesso abbiamo una frequenza 2,4 GHz. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un sistema che sicuramente ci dà più range rispetto alla 5,8, però allo stesso tempo è più diciamo soggetta alle interferenze, perché comunque tutti i wifi di casa trasmettono la maggior parte a 2,4, quindi diciamo nell'aria l'intasamento principale è dato dalle reti wifi a 2,4, quindi la 5,8 sicuramente è meno infastidita. Però questa scelta di FIMI probabilmente è data dal fatto che questi 2,4 danno più range di controllo con più interferenze. L'unica pecca è che si ha solo quella. Come prima nella versione 2020 si aveva solo la 5,8, qua si ha solo la 2,4, mentre la cosa ottimale sarebbe averle entrambe, come fa DJI. DJI le mette entrambe, possiamo scegliere noi quale utilizzare o comunque farla scegliere al drone quale utilizzare. Questo gli permette di avere sempre una connessione più stabile, la migliore disponibile in base alla situazione, in base all'area dove stiamo volando, in base alle interferenze, in base a tutte queste cose che sicuramente ci danno più possibilità di utilizzo nell'avere sempre una connessione stabile e ottimale. Qua invece con una connessione sola, che sia la 5,8 nel caso della versione 2020 o nel 2022 con una connessione 2,4, è comunque limitato ad un tipo solo di connessione. Poi ovviamente la 2,4 ha più range, ha più forza penetrante attraverso gli ostacoli, quindi se abbiamo una pianta, un palazzo, la 2,4 lo attraversa più facilmente, la 5,8 fa molta più fatica a attraversare gli ostacoli. Questo purtroppo appunto è un limite nell'avere solo un tipo di connessione. Poi ragazzi, una cosa che sicuramente è nuova per i droni attuali, che poi prossimamente non sarà più una cosa rara perché tutti dovranno averlo, è l'ID elettronico. Lui ha l'ID elettronico. Cosa vuol dire? Che come per il Mavic 3 e anche il Paro Tanafi hanno già l'ID elettronico. Ovviamente non essendo ancora obbligatorio possiamo dall'applicazione attivarlo e disattivarlo, mentre quando diventerà obbligatorio dall'applicazione non potremo più disattivarlo, sarà sempre attivo. Con determinate applicazioni nello smartphone sarà possibile per chiunque nel raggio fino, mi sembra, ad un massimo di 500 metri avere la possibilità di vedere chi sta utilizzando il drone, il numero seriale, cioè tutte queste cose che appunto servono per la sicurezza e che chiunque può controllarci, che ovviamente non è una cosa bella e prossimamente arriverà, e secondo me neanche tra tantissimo. Comunque il Mavic 3 già ce l'ha, anche lì attivabile, disattivabile, e anche qua è già installato. Ovviamente attualmente anche qua attivabile, disattivabile, adesso come adesso non avrebbe senso attivarlo, soprattutto perché visto che non è neanche obbligatorio, perché mi devo fare comunque intercettare da chiunque. Questo non lo trovo giusto a prescindere, perché comunque la privacy è valida solo quando si vuole. A sto punto ci scandalizziamo se ci chiedono il documento d'identità insieme al Green Pass, ma poi va bene se chiunque può vedere dove siamo, dove ci troviamo, cosa stiamo facendo con il drone. Quindi ragazzi, tutto lascia il tempo che trova e mi fermo qui. Allora ragazzi, sicuramente non vedo l'ora di andare a provare questo drone. Seguitemi sul canale perché ovviamente lo vedrete in tutte, diciamo, le sue funzioni, perché come sapete lui, come anche le versioni precedenti, ma come anche il piccolo FIMX 8 mini, ha un sacco anche di voli automatici, quindi anche i waypoint, ha comunque l'active track come ce l'ha anche il FIMX 8 mini, perché comunque anche lui, il FIMX 8 mini, lo rivedremo presto sul canale, perché con i vari aggiornamenti che sono arrivati da quando è uscito, ragazzi, è un drone pazzesco per la sua fascia di prezzo, perché lui adesso costa, con la batteria Pro, quella che lo rende un drone da 249 grammi, costa meno di 300 euro, e anche lui ve lo consegnano dai 3 ai 5 giorni perché è in magazzino europeo. Quindi ragazzi, fantastico, è un drone che non vedo l'ora di riportarvi sul canale appunto in questi aggiornamenti, con anche qualche cinematic video, perché chi vuole un drone low cost, lui tanta roba, probabilmente anche meglio del DJI Mini SE, perché se guardiamo le caratteristiche pure
però questo ve lo spiegherò bene nel dettaglio quando parleremo di lui. Quindi ragazzi, vi dicevo, seguitemi sul canale perché arriveranno tutti i test di lui, dei bei cinematic video nelle location che sapete che sono sempre location interessanti dove porto i droni a volare, quindi continuate a seguirmi perché sicuramente con lui arriveranno tanti tanti contenuti interessanti e sicuramente la cosa più interessante sarà magari vederlo volare quando piove o quando nevica, se nel caso dovesse nevicare. Quindi ragazzi, questo unboxing con le prime considerazioni vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D, lì sicuramente arriveranno degli spoiler riguardanti lui, quando vado a fare il test, quando magari lo porto già in un bel cinematic video, qualcosa arriverà sicuramente prima su Instagram di lui, quindi seguitemi su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale e lì troverete probabilmente anche lui con i vari coupon, come anche lui con i suoi coupon sconto che li rendono dei droni veramente appetibili. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao ragazzi e al prossimo video.